Gerusalemme si prepara a vivere il momento più importante dell'anno e attende 700.000 visitatori. Alla vigilia della Pasqua di Resurrezione, il messaggio del custode di Terra Santa: dobbiamo vivere una speranza che è già una certezza. Il sommo sacerdote Caifa e i chiodi della crocifissione: scoperta sensazionale o ipotesi fantasiosa? Sui passi di Gesù verso il Golgota, secoli di storia, devozione e fede raccontano la Via Crucis sulla Via Dolorosa di Gerusalemme. Acatistos, il più antico inno liturgico in onore della Vergine, lo cantano le chiese orientali in modo solenne l'ultimo venerdì di Quaresima, secondo una tradizione molto sentita dai fedeli di rito bizantino, ortodossi e cattolici. Gerusalemme, dove tutti siamo nati, un breve tratto della città santa con il biblista padre Frederick Mans. Ogni cristiano è chiamato a sentire propria la Terra Santa, che anche quest'anno attende il tuo aiuto. Non dimenticare la colletta del Venerdì Santo. Alla vigilia della Pasqua di Resurrezione, Gerusalemme si prepara a vivere il momento più importante dell'anno. Si aspettano più di 700.000 visitatori, in lieve calo rispetto all'anno scorso. C'era da aspettarselo, viste le recenti crisi politiche che hanno colpito tutto il mondo arabo. Si tratta comunque di una cifra incredibile se pensiamo che la città santa conta proprio 700.000 abitanti. A favorire l'imponente afflusso di fedeli la coincidenza della Pasqua cristiana, cattolica e ortodossa, ed ebraica. In un delicato momento politico per i due popoli che abitano la Terra Santa, rimangono alcune difficoltà per i cristiani palestinesi, soprattutto per quelli di Gaza. Loro, come tutti gli abitanti dei territori, attendono come ogni anno i permessi per poter partecipare alle celebrazioni nella città della Resurrezione. Eppure, è ancora una volta la parola speranza che occupa la mente e i cuori dei cristiani locali. È una speranza che è anche una certezza. Il fatto che la risurrezione di Cristo sulla morte ci dice che nonostante i tanti segni di morte che ci sono qui in Medio Oriente, in modo particolare un po' nel resto del mondo, nonostante tutto questo, l'ultima parola di Dio è ancora una parola di speranza e di vita che, ripeto, non è soltanto un auspicio per il futuro, è già una certezza che possiamo toccare con mano. C'è una storia della salvezza, c'è una geografia della salvezza, c'è un evento fondamentale per la nostra vita che è la risurrezione, c'è anche un luogo che custodisce quell'evento, che è qui Gerusalemme, che è il Santo Sepolcro in modo particolare. Ecco, stare in quel luogo e custodire quella memoria è parte della nostra missione ed ha un significato incredibile, molto importante. La resurrezione, scrive il padre custode assieme agli altri capi delle chiese di Gerusalemme nel consueto messaggio pasquale, ci offre la speranza per rinnovare la nostra fede, certi di celebrare la vittoria sulla morte. Anche di fronte alla morte di Vittorio, il cooperante umanitario brutalmente ucciso a Gaza, la chiesa di Gerusalemme ci invita a guardare, ancora una volta, all'unica fonte di speranza, Gesù Cristo che è risorto, e noi con Lui. Quando un feretro, un'antica cassa fatta per contenere ossa umane di una persona precedentemente sepolta, venne trovato a Gerusalemme nel 1990, alcuni credettero che potesse contenere i resti del sommo sacerdote Caifa, quello chiamato per far crocifiggere Gesù. La scoperta di quell'ossario fece notizia. Ciò che però fu trascurato quella volta potrebbe assumere oggi un significato molto più importante, dal momento che un chiodo come quelli usati dai romani per crocifiggere le loro vittime sembra essere stato rinchiuso nell'ossario assieme alle ossa del sommo sacerdote. Era uno dei chiodi che crocifisse Gesù? Per quale motivo avrebbe dovuto essere chiuso dentro l'ossario di Caifa? Il sacerdote forse ha vissuto nel rimorso la crocifissione di Cristo? Le ipotesi sono tantissime e alcuni hanno collegato questa scoperta a un Vangelo apocrifo trovato in Turchia, secondo il quale, dopo la risurrezione, Caifa sarebbe diventato un discepolo del Messia. Se questa ipotesi venisse confermata, cambierebbero forse sia l'interpretazione delle scritture che le relazioni tra cristiani ed ebrei, oppure sarebbe una tra le tante piste sbagliate, e negli ambienti cristiani sembrano optare per quest'ultima ipotesi. Padre Eugenio Agliata, archeologo dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, afferma che trovare chiodi per la crocifissione non è affatto inusuale, e il fatto che nella tomba di Caifa siano stati trovati quelli della crocifissione è possibile, anche se ha aggiunto che questa interpretazione si presta più alla fantasia che a altro.
Nell'interesse del film documentaristico prodotto da Simca Jacobovici e trasmesso dalla televisione israeliana, la diffusione di questa notizia è coincisa con la Settimana Santa, ma se sia autentica o no, questo non cambia di una virgola la nostra fede. Dolorosa o Via Crucis designa quel tratto di strada a Gerusalemme, nella città vecchia, tra il luogo dell'antica fortezza Antonia e il Golgota, che la tradizione identifica come il percorso lungo il quale Gesù ha portato la croce. Il nome risale al XVI secolo, anche se la consuetudine di ripercorrere i passi di Gesù risale già ai primi secoli del cristianesimo. Un desiderio è nato dal desiderio dei cristiani di essere una cosa sola con Gesù. Secondo antiche tradizioni si racconta che anche la Vergine Maria, dopo la resurrezione, andasse da sola a visitare i luoghi. Sono tradizioni antiche, ma dimostrano il desiderio dei cristiani di stare vicino a Gesù attraverso i luoghi. In questo cammino è concesso a tutti di percorrere il tratto più importante e decisivo della geografia della redenzione, la Via Dolorosa, che dal santuario della condanna sale al Monte del Calvario, nel cuore della Gerusalemme storica. Gli evangelisti raccontano di 9 episodi accaduti durante il percorso di Cristo, anche se dal 1300 la devozione popolare ricorda, in forma più simbolica che storica, 14 stazioni. Ogni venerdì pomeriggio i francescani, custodi dei luoghi santi fin dal XIII secolo, la percorrono insieme a tanti pellegrini e cristiani locali. È l'unico momento. L'unico momento in cui noi cristiani facciamo Gerusalemme nostra è proprio durante la Via Crucis. Ogni venerdì, anche se con difficoltà, possiamo proclamare la nostra fede. Venerdì è il giorno dell'incontro tra le 3 religioni presenti a Gerusalemme. I musulmani vanno in moschea, gli ebrei al muro e anche noi cristiani ci incontriamo sulla Via Dolorosa nella città vecchia. I francescani hanno diffuso la Via Crucis in tutto il mondo, ma principalmente è stato San Leonardo dalla Porta Maurizio a crearne la devozione. Anche se la Via Crucis del venerdì è una tradizione che dura da secoli, i gruppi di pellegrini percorrono la Via Dolorosa in mezzo al mercato arabo in qualunque giorno della settimana. Pellegrini da tutto il mondo, da Oriente e da Occidente, in fila, dal Santuario della Condanna fino al Santo Sepolcro. Una devozione praticata e raccomandata da tanti santi antichi e moderni, per ricordare che la passione è stata compiuta in un luogo specifico, nel momento culminante della storia della salvezza. Akathistos. In greco significa non seduti, perché normalmente si canta o si recita stando in piedi, come si ascolta il Vangelo in segno di riverente ossequio alla Madre di Dio. Si tratta di una celebrazione orientale bizantina che appartiene sia alla Chiesa cattolica che a quella ortodossa. Si svolge tutti i venerdì di Quaresima ed è una tradizione sentita, partecipata, quella che alle 5 del pomeriggio a Gerusalemme spinge tanti fedeli ad andare in chiesa per cantare l'inno più antico dedicato alla Vergine Maria. Nella chiesa Melchita è il vescovo Julius Drey a presiedere la celebrazione. E diciamo grazie alla Vergine Madre per tutto, perché ha detto sì al giorno dell'Annunciazione e per tutto. Tutte le chiese orientali ricordano, oltre alla devozione della Madonna che da sempre caratterizza tutta la cristianità, la preghiera di quei monaci che nel VII secolo d.C. hanno pregato in piedi una notte intera la Vergine Maria per liberare Costantinopoli dall'invasione dei barbari, che al mattino vengono terrorizzati dall'apparizione di una grande signora. E queste armate che erano fuori hanno visto una signora al cielo che ha alzato il suo braccio. Avevano molto paura e la mattina questi armati sono partiti. Nello stesso momento anche la chiesa greca ortodossa di San Giacomo intona l'inno composto da 24 stanze, tante sono le lettere dell'alfabeto greco con le quali progressivamente ogni stanza comincia. Vicino al sepolcro anche in questo caso una chiesa colma di fedeli ad ospitare la celebrazione, tutti in piedi a cantare per più di 2 ore fino a sera tarda.
eppure tutti in fila al termine per cogliere un fiore, forse per avvicinarsi a colei che le litanie definiscono fiore più bello, rosa mistica. Ed è importante che la stessa celebrazione coinvolga cattolici ortodossi, uniti ogni venerdì di Quaresima nell'unico coro di grazie. Noi come Chiesa ortodossa cerchiamo di collaborare con le altre chiese, specialmente con quella cattolica. Siamo vicini uno all'altro, cerchiamo che cresca sempre questa collaborazione per il bene di tutti i credenti. Sempre con l'aiuto della sposa di tutta la Chiesa. Gerusalemme è la città santa, la meta più attesa per ogni pellegrino, più che mai nei prossimi giorni della Settimana Santa, quando altri pellegrini, come i milioni che si sono succeduti lungo i secoli, giungeranno alle sue porte. C'è nella Bibbia quel meraviglioso salmo che i pellegrini cantano prima di giungere a Gerusalemme, specialmente quando cominciano l'ascensione da Gerico. Questi salmi sono chiamati i salmi dell'ascensione. Tu devi salire per vedere il Signore, non solo geograficamente, ma anche spiritualmente. Devi alzare il tuo cuore per incontrare il Signore. You have to lift up your heart to meet the Lord. Gerusalemme porta in sé le cicatrici di secoli di storia remota e recente, ma rimane il culmine, il punto di condensazione di tutto il mistero biblico che ci parla di un Dio che pone piede tra gli uomini e da Gerusalemme diffonde la sua presenza e la sua azione. Gerusalemme è l'esperienza spirituale del tornare alle proprie radici, del salire alla casa di Dio, dello stare là dove si sono compiuti i nostri destini e dove, per questo, dobbiamo continuare a cercare pace e giustizia per tutti. È chiamata Ir HaShalom, la città della pace, Ir HaTzedek, la città della giustizia. Il Salmo 87 dice che ognuno è nato a Gerusalemme. È molto interessante ricordare che il re Davide, quando conquistò la città, fece un sacrificio a Dio e chiese a un Gebuseo, un pagano, di procurargli il legno e l'animale per il sacrificio. Il primo tempio fu costruito dal re Salomone con la partecipazione del re Hiram che era in Libano. Questo vuol dire che ogni volta che il tempio è stato costruito fu con la partecipazione degli ebrei e dei pagani. Di due nazioni Gerusalemme deve fare un'unica nazione di figli di Dio. Altrimenti Gerusalemme dimentica la sua missione. Gerusalemme deve essere la madre di tutte le nazioni e la madre ha differenti figli ed è molto importante per una madre riconciliare diversi figli quando litigano. La missione di Gerusalemme è una missione di riconciliazione, di costruzione della pace, perché la pace deve essere costruita ogni giorno perdonando l'altro, accettando l'altro com'è. Forgiving the other one, accepting the other as he is. Terra Santa. Ogni cristiano è chiamato a custodirla, a proteggerla, a sentirla propria, ma è necessario il sostegno di tutti. Donare per la colletta del Venerdì Santo vuol dire aiutare la custodia di Terra Santa nel suo compito di sostenere le comunità cristiane che vivono nella terra di Gesù e di conservare e valorizzare i luoghi santi cari alla cristianità. Opere in favore dei giovani, delle famiglie, delle parrocchie, costruzione di appartamenti per le giovani coppie, restauro e manutenzione dei santuari e dei centri di accoglienza per i pellegrini, sostegno alla comunicazione, perché possiamo continuare a raccontarvi tutta la ricchezza di questa terra di Dio. La Terra Santa attende la solidarietà di ogni cristiano, la Terra Santa attende anche il tuo aiuto. Non dimenticare la colletta del Venerdì Santo.